Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video. Come potete ben vedere, non stiamo iniziando il video a Morena come al solito, stranamente, perché io e Zan Power oggi, come avete capito dal titolo, stiamo partendo alla volta di... non ve dico, così devono continuare a guardare. Oh, tu comunque li vuoi sempre salutare, eh? Ragazzi, è veramente bella, un ignorante. Bella, capito, stavo un attimo qua a rimontare. Maleducato. Lo sai come direbbero in campagna? Scostumato. Partendo da Ostia arriveremo fino all'altra parte d'Italia, perché il giro di oggi è un coast to coast. Io mi sono perso prima di arrivare al punto di partenza. Ma quando c'è coast? Coast? Sto coast to coast. E niente, mo ci andiamo a fare una colazione in un posto, vedo subito una chicca che ci sta qua a Ostia, qualcuno chi è di Roma lo saprà, si chiama Paglia ed è un posto veramente veramente buono dove fanno i fai scintille proprio. Sì, come vuoi, allora li fa le... crema, marmellata, cioccolata, pistacchio semplice. Crema, uno. No, due. Altri due con la crema, dai. Ok. Grazie. Ah dai, questo è il tuo, eh. Sono terrificante, cioè. Poi mi fai sapere come so, eh. Sono buoni. Il fritto è buono pure a me. Però... stavo fatta io. Sta merda non è male, per sé, cioè, è una bella cagata. Mi piacciono. Ah, siamo ufficialmente con Zan Power, che sta dall'altro lato, sta passando, vedete solo il casco bianco. Ci stiamo dirigendo da una parte molto carina sull'altra costa italiana. E praticamente mi diceva che faremo quella che è considerata la strada più bella del centro Italia. Mo sono proprio curioso, perché le strade belle ne abbiamo fatte insieme. Però sono molto curioso. Siamo arrivati al casello, ma non c'avevo spicci, ci ha pensato Davide. Tanto io oggi, già gli ho detto, non deve rompere le palle. Gli pago almeno un pieno, perché stiamo andando, e dormiamo dal nonno. Insomma, mi sembra il minimo. Guardate che bordello che c'è là dietro. Ma finché c'è il sole, godiamoci il sole. Se no, se roviniamo pure la parte bella. Mettete qua. Ma vabbè, clicco prima su pieno, poi pago con la carta. Te l'ho sparato, te? Riempimi tutta, direbbe la mia moto. Ah, metti sta super plus. Non succede niente, no, se mischio la normale con 108 anni. In realtà, essendo la benzina più raffinata, più pulita, brucia meglio e te leva quelle eventuali incrostazioni che la benzina normale ti può lasciare. Ok, quindi ho guadagnato un altri 5 cavalli? No, ma hai guadagnato quanto? Almeno 200 km orari. 200 km? 1000! 1000! A posto? Ha bevuto? Mamma mia, sua visiera, c'ho già tipo un esercito di moscerini che giocano a tennis. Oh, ci sta un altro bello. Antro dopo ce ne stanno tre. Due là sotto, sulla via principale, uno a salire. E infatti adesso saliamo un pochino. Che bello. Oh, guarda quell'altro come sta. Ma senti come brucia sto 108 anni. Buonasera, buonasera. Non andate lunghe, se no mi acchiappate a me. Che bella scuola guida gratuita. Sta strada spacca, ragazzi. Senti questi 108 anni come vanno. Ma che belle ste strade. Porca miseria. Comunque a mezzogiorno e 8 io già ho fame. Strano, cla. Stranissimo, cla. Ma che bello, guarda l'erba qua vicino, mi sento male. Che spettacolo. Ragazzi, io mi dimentico sempre, no? C'è sta quello che si chiama call to action, cioè richiamare le persone all'azione. Io non so se da YouTube voi mi seguite su Instagram, nel caso andate a buttare un piccolo follow anche lì. Perché lì poi io carico ogni volta le storie e dico, oh, è uscito il video nuovo. Quindi se voi vi dimenticate, da Instagram lo ricordate. E non vi perdete sti videozzi, capito? È una cosa molto importante. Mi sono divertito, che bello, laggiù c'è il pioggione, lo vedo proprio. Ma, signore e signori, oggi c'ho il gilet da mettere sotto, c'ho la giacca impermeabile, c'ho il pantalone impermeabile, c'ho tutto, perché come avete visto c'ho il bauletto, lo vedete, no, il bauletto, quindi sono attrezzato. Madonna, no raga, c'è sta un muro d'acqua. Raga, qualcuno vuole far cambio? Allora famo così, io salto fuori dallo schermo, vengo là e voi venite da qua, poi quando ritorno a Bersole rifamo a cambio. Non vi piace l'idea? Beh, carina sta strada però, tiè. Se solo non fosse un po' così il tempo. Oh, mi mandi lungo. Sono in sesta, 18esima. Quante cazzo di marce c'ho? Ma no, è che non mettevano le cose. Stavo in 18esima marcia, perché questa ce n'ha 18. Ti sei fermato all'improvviso. Comunque minaccia sole, Ma sapete che briccola con quello qua davanti? Porco due, Gargoyle.
Dai, con questa R1. E questa c'ho? Te la sei fatta portare da Pechino, questa l'ha presa fatta su Temu. No, questa l'ho fatta con uscite da Di Agostini, Di Agostini. Vabbè, speriamo bene, dai. Mi sembra un po' umido per terra. Infatti, però almeno non stiamo più all'acqua. A few moments later. Ed è ufficialmente iniziata la pioggia, come potete vedere dal casco, ovviamente. Bagnato. Però la strada, ragazzi, è intrigante, eh. Ma guardate che bella sta strada. Ma guarda sto pezzo com'è. Boom, boom, boom. Boh, è vado lungo. Mamma mia, mi si sta a congelare il ginocchio. Il bello è che io la roba impermeabile ce l'ho. Oh, te volevo dire, se non te ne sei accorto, attento all'umidità per terra. Ti devo portare a fare una delle più belle del centro Italia. Pione. E tu c'è ancora voglia di romper cazzo. Io sono lutto e tu c'è ancora voglia di romper cazzo. Vabbè, ma è bella uguale, è bella bagnata. Nice. Prego, prego. Comunque, da qui forse si inizia a vedere qualche cartello e qualcuno potrebbe capire qualcosa. Ecco, da qua c'era un cartello, per esempio. L'hai messa in punizione? Ah, tu hai visto salumi, formaggi del parco e ti sei emozionato? Ah, più che altro perché ho letto con tonalazze funebri. Ho detto, vabbè, eravamo da qua. Così solo volevamo dar c***o una volta. Senti, ma ve lo consegno io, va bene? Sta leggermente in anticipo, tenetevelo. Come si chiama quello che c'è nel panino? Ventricina. Ventricina. Sono arrivati! Panino! Se siamo fidati, eh! Panino con ventresca e formaggetto. Poi mi fanno sapere com'è. Forse. Buono. Uno non è bastato, raga. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie, gentile. Orco. Grazie, gentilissimo, boh. La porta addosso. Niente male. Le moto alla pioggia. Che tristezza. Grazie, Davide, che mi hai fatto provare la ventricina. Anzi, io ringrazio la signora. Che... appunto, te che c'entri? Conduco io che sei poco affidabile, te. Ah, mamma mia, quanto è bello mangiare, raga, madonna mia. In mezzo, così. Bravo. Mannaggia. Io dico, ma te puoi fermare così in mezzo a una strada? Comunque l'asfalto mi ricomincia a sembrare, non dico asciutto, ma meno umido. Infatti vedo pure Davide che sta iniziando ad andare un po' più spedito. Bello, guarda che curve. Che poi, non ve l'ho detto, io l'altro giorno la bambina l'ho portata a fare il tagliando. Abbiamo fatto olio, filtro olio, il filtro aria ancora no. Lo farò quando tornerò dal viaggio in giro per l'Europa. Però la cosa divertente, sapete qual è stata? Che mi sono detto, uscendo da casa, ma la porta la telecamera, non si sa mai succede qualcosa? Ho detto, no, vabbè, pare, dai. Cioè, sono 20 minuti in moto. Oh, esco, due incidenti, che mi dispiace, mi dispiace. Però le dinamiche possono sempre essere utili, no? Per un motociclista o qualcun altro in macchina, per capire, ok, come posso evitarlo. E un altro invece che mi stava proprio a prendere. Stavo sul raccordo col furgone, proprio mi è arrivato praticamente qua sullo specchietto. Ho detto, oh, quindi mi sono detto, sai che c'è, Cla? Non salta manco un giorno, perché tutti i contenuti possono essere utili per le persone. Però ora una domanda ve la voglio fare. Qualcuno di voi ha già indovinato più o meno dove stiamo andando? Cioè, sui cartelli si è visto 60 volte, quindi non ci credo che non indovinate. Qui il tempo sembra essere leggermente meglio. Come vedete, ci sta il mare. Questo significa che noi abbiamo fatto da costa a costa qui in Italia. E per l'esattezza siamo a Giulianova. Attenzione, Ronaldo! Che cacchio! Il bello è che io lo seguo così automatico. Ma te sei scemo? Perché qua? Ah, eccoci qua con la mia R1, Davide la sta un attimo curando. E dai, sistema. E niente, abbiamo fatto, come vi dicevo, da Costa Tirrenica a Costa Adriatica. No, 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 come, scusa? Ti vedi se c'è il coraggio, no? Mi sistemi la R1 mia. Ah, la R1 tua. E niente, ragazzi, abbiamo fatto questo costo fantastico. Giustamente, alla partenza c'era il sole. Alla fine ci sta il sole, ma sta arriva un bel temporale da là dietro. Però nella parte più divertente, giustamente, ci stava la pioggia. Perché poi che non è così? Sì, io a questo punto non dico spero che il video vi sia piaciuto. Perché, ragazzi, se non vi è piaciuto, spero veramente. Che vi sia piaciuto. Perché se non vi è piaciuto, spero che vi sia piaciuto. Io con Zampower 64 vi facciamo un saluto. Ciao, ragazzi. E noi ci vediamo direttamente nel prossimo episodio. No, domenica prossima con un nuovo episodio. Arrivederci.